Ultima edizione di Stadionese Studio Marco Gullà. È fatta finalmente la telenovela Sorrentino, è terminata con il vissero tutti felici e contenti. La fumata bianca è arrivata nel pomeriggio di ieri, risolti tutti i dettagli tecnici, il Palermo preleva il portiere in prestito con obbligo di riscatto a fine stagione. Il club rosanero verserà nelle casse del Chievo 2 milioni adesso e poi altri 2 al termine della stagione, quando dovrà riscattare il calciatore. Sorrentino sarà oggi a Palermo per il suo primo allenamento. Il Palermo non naviga in buone acque, ma l'avventura in rosanero non spaventa Stefano Sorrentino. Ecco le parole del portiere, intervistato da Stadio News 24. Ci aspetta un duro girone di ritorno, abbiamo le carte in regola per risalire in classifica. Dopo Sorrentino, Formica e molto probabilmente Boselli, la Di Pietro Monaco è pronta a mettere a segno un altro acquisto. Ve ne abbiamo parlato anche ieri, si tratta di Maurizio Sperduti, esterno destro offensivo del News All Boys. Secondo quanto appreso da Stadio News 24, il calciatore è pronto a firmare un contratto per i prossimi 3 anni col club rosanero per un'operazione da circa 400.000 euro. Cagliari-Palermo si giocherà ufficialmente allo stadio Isarenas, arrivata nel pomeriggio la firma del sindaco Di Quarto dopo una riunione del comitato per la sicurezza. Il piano presentato dal Cagliari era stato inizialmente bocciato e il comune aveva ritenuto opportuno effettuare delle verifiche e acquisire nuovi pareri. Prosegue la marcia di avvicinamento del Palermo in vista della sfida contro il Cagliari. La squadra è stata divisa ieri in 2 gruppi che hanno alternato partite a tema in porzione ridotta del campo e lavoro in palestra. Tutti i giocatori, compreso Franco Brienza, hanno lavorato regolarmente in gruppo. Domenica a Cagliari Gasperini va verso la conferma della stessa formazione che ha pareggiato in casa contro la Lazio. Ovviamente non ci sarà Garcia, che è squalificato, torna però Barreto. Per tutte le altre notizie stadionews.it.